famosa. Sakurai lo resumeranno dalla tomba per farne un altro ancora. Partiamo, Matteo, quindi cosa FD, pensa non a Bowser contro... Non ho sinceramente capito perché prima hanno annullato la... Un F-Mesh? Non so perché Matteo ha deciso di F-Mesh. Qui la combo che... Ha... Sì, ecco, e del matchup alla fine ne abbiamo parlato prima, no? È un matchup che a Time's Up piace, perché Bowser... Perché può combarlo molto tranquillamente, appunto. Sì, è vero, ok, è pintare... vero che Bowser ha questo fair gigante, ma deve sempre avvicinarsi per... appunto fare i suoi danni, e Ken capitalizza su questo. È un personaggio contro cui bisognerebbe giocare a distanza, ma non tutti possono permetterselo. Sì, Bowser stare no. A distanza appunto contro, esatto, un Ken. Con quel piedino, ricordiamolo che è una spada. La spada al posto dei piedi, disjointed. E però ah, vabbè, la partita è parecchio even. Era time e questa può essere la stomp, anzi lo è sicuramente. Retaliates, direbbe. Non ho visto come è morto Time Zap. Sì, è sceso giù direttamente col verde alla piattaforma. Ah, Matteo. di prepotenza, perché? E qui la Blade of Shield che si porta a casa la sua decina barra quindicina di danni e ridà il controllo. Ok, side B. Situazione di svantaggio del Time Zap, dovrà cercare di recuperare il centro stage. Vediamo se glielo permetterà. È molto comodo Matteo. Quel... Oh. Quella B che non ha una startup abbastanza veloce da superare, no, il piedino. Punish, peccato, senza... Attenzione questo... bellissimo, prendi due frame e non penso che abbia il salto, infatti è andato lo stop di Tenza. Vantaggio abbastanza notevole di Matteo. Sì, anche perché con Bowser, nonostante appunto Ken possa fare veramente tanti danni con le combo, sì, è pur sempre il personaggio più pesante del gioco. Sei pur sempre in svantaggio contro un heavy di uno stock e devi cercare di recuperarlo. Questa è una situazione in cui non vorresti trovarti. No, anche perché ormai entra la rage e Bowser capitalizza qualche colpo. Sì. Qui ho visto che voleva di nuovo fare la disrespect del side B nel nulla, ok. E questo F-Smash bomba e porta lo stock a casa per pensarlo. Situazione davvero dead even, e il primo che troverà l'opening si porterà a casa tanti danni e il vantaggio, quindi... Esatto, che da una parte abbiamo Bowser che con un colpo fa quasi gli stessi danni che fa Ken con tutta la sua combo, esatto. In base ovviamente a quale combo. E questo fair no, non riesce a combare da un tilt purtroppo, pensavo. Dipende dalla lontananza. E il side B, gli porta 25 danni in saccoccia. Ok, neutral adesso, un po' che rivi del fuoco, infatti. Lo Shoryuken. Fortunatamente Sala di Aio non muore. E anche Bowser, c'è da dire. E Ledge Trap non va a buon fine, no. Infatti Tenzap recupera il controllo dello stage. Infatti in quella Ledge Trap Matteo avrebbe dovuto fare il Down Smash, perché avrebbe avuto la Super Armor. Sì. No, cosa fa? Ok. Per tornare era soltanto avevo temuto il peggio un erdoge non direzionale, ok. Questa lo sto, sì. È la prima. 1-0 per... Pensate. Sì, non so se FD va più a vantaggio di Bowser o di Ken. Non so quanto influiscano le piattaforme nel matchup Ken Bowser, o in generale quanto servono a Ken le piattaforme. Sì. Come sai qualcosa delle piattaforme per Ken, quanto siano le piattaforme utili, per Ken? Se guarda, diano molto fastidio, il primo vantaggio per Ken che mi viene in mente è atterrare, cosa in cui ha difficoltà spesso, però non penso abbia particolari estensioni sulle piattaforme, se non la stringa di up air che a determinate percentuali penso possa essere aiutata dalle piattaforme. E infatti ora Matteo picca uno stage con le piattaforme. Ricordo perché mi chiedevo come mai non avesse bannato all'inizio Matteo Final Destination. Sì, piattaforme che favoriscono invece enormemente Bowser, esatto. Perché appunto anche a percentuali non altissime con un 6B se riesce ad andare sulla piattaforma top lo stock. Quindi vediamo il piedino sempre lì. Ok, no, perde l'advantage state Matteo, lo recupera con la B. AB davvero mossa a tutto fare del personaggio, opzione out of shield, copre, sì, le opzioni di get up. Copre anche le prese essendo, avendo la stessa startup della presa più veloce, cioè 6 frame. Out of shield, quel
APR esce al sesto frame, esattamente come le prese più veloci dei personaggi. Mm-hmm. E infatti è un azionato shield eccellente. Veramente ottimo, qui... esatto. No, oh, tenta... parecchio greedy, tensa. Tentava di leggere... con l'F-Smash sulle esatto. Dot, non ci riesce, ma questo è lo stop. Up tilt, True Shoryuken. E porta a casa. Ok, vediamo se riuscirà a mettere ancora più danni sullo stop di Bowser prima di perdere il suo. Sembra proprio di sì. Eh sì. Legge anche la tech. Dodge... Sì, comunque meccanica dello spot dodge cancel che aiuta tantissimo Ken. Ogni spot dodge suo può essere cancellato in un tilt che è potenzialmente fatale per l'avversario. Buona di high sull'up tilt che avrebbe ucciso sì, altrimenti. Okay. Tenta la side B. No, questo è un miss input. Peccato. E questo è lo stop. Sì, ha sbagliato l'input, probabilmente del truscio Ryugen non è riuscito a fare. Sì. Ha semplicemente fatto la mezzaluna, invece non so come si chiama in gergo. Thresh and kick, penso, la mezzaluna. No, ah no, scusa. No, la, per lo fare lo, il truscio lo show Ryugen. Ah, no. Non intendo come. Come ah, nome ah, per l'input, Z, invece penso, appunto è perché la Z. Sì, la Z ha molto senso. È ancora in vantaggio Time's Up, ma ecco, per Bowser bastano davvero due colpi. Qui recuperare. È fatta, okay. Infatti. È un matchup molto pericoloso, perché appunto Time's Up può tranquillamente stare un po' distante al ledge, fare da un tilt. Bowser è enorme, quindi se rolla viene colpito. La roll di Bowser è inutile al bordo. Questa non ci voleva davvero. No. Si è mangiato è successa... quasi un intero stop di vantaggio, Tensar. È successa la stessa cosa quando si sono incontrati in Winner nel Winner Bracket. Che appunto Matteo è riuscito a battere Time Tap. Ah. Nel primo game, la prima stock, praticamente sì, 0%. Sì, Time Tap ha fatto DI. Questa fuori. È la seconda volta che giocano in questo torneo. Sì. E lo scorso set in Winners l'ha vinto 2-0 Matteo. La prima appunto game. No. Matteo con un intero stock di vantaggio appunto perché è riuscito a. Cioè, no, Time Tap si è suicidato. Arriva la smash che arrivano copre il landing adesso. Sulla piattaforma. Adesso l'edge trap non va a buon segno, ma riesce comunque a capitalizzare sulla ormai posizione. Ormai ci vuole poco. Ok, sono entrambi in rage. Ken. Ah, Time's Up basta un up tilt in Shoryuken, true Shoryuken e... Qualsiasi cosa davvero, no, missa la punch. Ed è vinto. Vediamo un po'. È e questo è lo stop. Uno pari. Ha vinto. No. Ha vinto, 2-0. Sì, 2-0. Cazzo, pensavo fossero... No.